Ciao, oggi abbiamo questo bel computer sul tavolo del bunker di MWVlog. È un MSI, monta una CPU AMD Athlon 264-bit e scheda video ATI Radeon HD 3200. Di serie monta Windows 7 e lo schermo è addirittura touchscreen. Non sarà il computer più veloce del mondo, ma ha un problema gigantesco. L'hard disk è di una lentezza assurda e in questo filmato voglio vedere di renderlo un pochino più veloce. Ciao, bentornati nel bunker di MWVlog. Allora, come dicevo prima nell'introduzione del video, questo computer, nonostante abbia una CPU abbastanza potente, va lentissimo. Probabilmente è solo colpa dell'hard disk, veramente di una lentezza. Comunque, ho comprato un hard disk SSD perché l'ho trovato a una cifra assurda, neanche 20 euro. Ed eccolo qua. Il pacchettino della GLS che mi è stato gentilmente tirato proprio di così dal corriere, proprio l'ha preso e ha fatto proprio. Allora, già non so se questo hard disk di suo funziona perché l'ho pagato per una sciocchezza. Poi me l'hanno anche tirato. Andiamo a aprire questo pacchetto e vediamo che c'è rimasto di sano dentro. E poi lo andiamo a mettere nel Zoom computer. Olè, vai. Ecco qui il pacchettino. Apriamo il pacchettino e vediamo. Apriamo questo pacchettino che nonostante tutto l'ha imballato veramente bene, perché ci riuscirò ad aprirlo, eh? Cioè abbiate fiducia che riuscirò ad aprirlo con fiducia. Oh, ci arriverò a aprirlo. Oddio, ma... Dov'è? Oh, eccolo qua. Kingston. Non una cagata di hard disk. Questo è un Kingston da 240 GB e l'ho pagato meno di 20 euro, che con la spedizione è venuto un pelino più di 20 euro. Vediamo qui da vicino tutto il codice. Ne ho preso uno solo perché non mi sono fidato sinceramente molto, ma se questo dovesse funzionare mi dà l'idea che ne compro un'altra paccata. È di metallo. Non lo posso assolutamente aprire perché c'è il sigillo di garanzia, non lo posso aprire, altrimenti avrei smontato al volo. A questo punto vado a... Anzi no, allarghiamo la scena. Microfono del Burundi, che solo io ce l'ho questo microfono del Burundi. Quindi a questo punto tolgo l'hard disk da questo computer e clono tutto il disco così com'è su questo, sempre ammesso che funzioni. Vai, facciamo sta cosa. No, là. Eccoci qua, perfetto, andiamo a smontare. E il tipico cacciavite, sapete come questo cacciavite, chi mi guarda da un po' di tempo saprà com'è questo cacciavite, che ogni volta non trovo mai. Maremma mai aglio, che con l'aiuto del cacciavite di... Voglio essere un po' meno scurrile da qui in avanti nei video, perché mi hanno detto che dico troppe parolacce, è vero, effettivamente. Questo computer non è assolutamente malvagio, ha addirittura l'ingresso VGA, non soltanto l'uscita. Si può utilizzare il monitor touchscreen con un altro computer. Adesso vado a togliere questo disco e andiamo a clonare tutto quello che c'è qui dentro sul dischettino nuovo della Kingston, che oltretutto mi sa che è anche più grande rispetto a quello che è qui dentro. Mi sembra che vada, ecco sì, va spostato in qua e tirato su. Ecco fatto, ce l'ho tolto. Non so se vi ho fatto vedere come si aggiustano velocemente questi computer quando si rompe la scheda madre. Ve lo faccio vedere perché l'ho fatto in un altro video, eccolo qui. Questi computer basta prenderli qui così, più o meno, no? E tirare via la scheda madre, e a questa maniera, e come vedete sotto, ce n'è subito un'altra pronta, nuova di zecca. Nel caso che anche questa si rompa, ovviamente basta ripetere. La procedura è veramente di una semplicità estrema. Così, ah, ecco fatto. E vedete che abbiamo sempre sotto un computer nuovo di zecca, mentre queste ci rimangono così e le possiamo magari usare per qualcos'altro.
E siamo a notte fonda nel data center, che vedete io qui ho già due computer belli che predisposti per fare queste cose. Mi basta collegare gli hard disk al controller SATA del computer e poi con l'aiuto del Partition Magic vado a copiare tutto il disco su questo SSD nuovo di zecca, con uno dei miei gatti che naturalmente mi fa sempre compagnia. La procedura è andata a buon fine, quindi teoricamente l'hard disk funziona. Picchio una testata in cima alla cofina. Ora c'ho più di aria sulla chiorba. Olè. Perfetto, allora a questo punto qui prendo l'hard disk digitale e lo vado ad inserire al posto di questo qua giù vecchio e vediamo se parte, se funziona più veloce. Ed è sempre ammesso che funziona. Se funziona, se non funziona, ma se funziona, se un po' non funziona, allora. Però se funziona, insomma avete capito, via. No, voglio dire. E vediamo un pochino se si accende, se va più veloce. Poi facciamo un confronto tra l'hard disk normale e quello SSD. Allora, vediamo quanto ci sta a caricare il sistema operativo. Il filmato è sincronizzato, ecco che partono insieme. Dovrebbero accendersi contemporaneamente i computer. Quello a sinistra c'ha l'SSD che ho montato ora, mentre quello a destra è il computer come era prima. Vediamo che intanto l'SSD sta già caricando insomma, il sistema operativo, mentre l'hard disk normale sta arrivando ora, ma neanche più di tanto. Questo non è un filmato accelerato, è così, lo sto commentando in diretta mentre lo vedo, quindi anche lo sto guardando ora, il confronto insieme a voi. L'SSD ha già caricato il sistema operativo, eccolo lì. Lo sta finendo. 38 secondi e 22. Ha caricato il sistema, mentre l'hard disk normale sta arrivando ora al termine del caricamento. Vediamo quanto ci sta ancora. 50 secondi e 11, ha vinto l'SSD. Non di tanto, però insomma è abbastanza più veloce rispetto a prima. Adesso andiamo a vedere, caricando il browser, io utilizzo Yandex perché Google, insomma, questo imperare di Google dovunque a me non mi piace, quindi utilizzo questo browser alternativo russo. Vediamo quanto ci sta a caricarlo. Partito, 3 secondi, 4, 5, ancora niente. Eccolo, ha caricato l'SSD, 6 secondi e 19 ha caricato il browser, mentre l'hard disk normale ancora non ne vuol sapere proprio. 14, 15 e ha già superato, ha già raddoppiato più del doppio, 20 secondi e 11. L'hard disk digitale SSD ha stravinto in questo caso, cioè proprio veramente andato come una saetta rispetto all'hard disk normale. Ora carichiamo il mio canale YouTube e vediamo, qui la CPU più che altro fa da padrona, l'hard disk c'entra poco, quindi mi aspetto che sia uguale insomma il tempo di caricamento di YouTube, non credo che cambierà un granché. Stiamo un po' a vedere, infatti si è aperto contemporaneamente, però ancora non è caricato. Ecco, è un secondo meno l'SSD e quindi vince ancora l'SSD, che evidentemente un pochino ha contribuito nel caricamento di YouTube. Andiamo a vedere con Photoshop, che è un programma abbastanza pesantino, quindi ci mette veramente tantissimo a cose normali, insomma al computer come era prima, e l'SSD invece sembra l'abbia già caricato. No, sta arrivando anche... No, allora, l'SSD 8 secondi e 7 ha caricato Photoshop, mai esistito, cioè è una roba assurda, mai esistito su questo computer 8 secondi Photoshop, e difatti di là con l'hard disk normale è già a 20, 21 e 22 secondi e 13. Insomma, con l'hard disk SSD finalmente questo computer è utilizzabile, è abbastanza veloce, prima era una tragedia proprio. Allora, questo filmato finisce qui, è durato un po' poco, però quello che volevo fare lo rifaccio. Bene, questo filmato finisce qui, quello che volevo fare l'ho fatto, questo computer finalmente funziona in modo decente, con un hard disk che ho pagato meno di 20 euro, quindi ne valsa la pena. Io vi ringrazio di aver visto questo filmato e mi raccomando, nel frattempo che io combino qualche altra bischerata, restate sani.